Il mio mondo cambiò all'improvviso quando delle carte cominciarono a cadere dal cielo sulla terra. All'inizio sembravano innocui, così noi ragazzi inventammo un nuovo appassionante gioco. Ma presto ci accorgemmo che non lo erano affatto e che erano dotati di incredibili poteri provenienti da un altro mondo. Mi chiamo Dan e insieme ai miei amici Runo, Marucho, Julie, il grande esperto in persona Sean e Alice formiamo la squadra dei combattenti Bakugan. Bakugan, un obiettivo, due mondi. Un enigmatico giocatore. Ah, non è giusto. Perché la sfera Bakugan di Dan parla e tu no? Allora, non rispondi? Coraggio, non fare il timido. Se sei lì dentro, dimmi qualcosa. Ti prego, ti prego, ti prego, parlami. Che antipatico. Oh, ma che succede? E tu da dove sbuchi? Un combattente Bakugan. Per caso mi stai sfidando a combattere? Perché se fosse così ti accontento con immenso piacere. Non ho sentito il tuo nome. Perché non te l'ho ancora detto. Puoi chiamarmi Masquerade. L'hai portato a scuola! Sono troppo curioso! Sei il Bakugan che ho visto l'altro giorno su internet, è bellissimo! Tada! Lustratevi gli occhi, vi presento il sole e unico drago! Sa parlare veramente? Su, coraggio, fagli dire qualcosa! Ah, oh, come ti invidio! Il mio non ha mai detto nemmeno una parola! Non è che magari ti sei inventato tutta la storia, Dan? Se è una prova quella che volete, ha visto bene! Ok, calmatevi, adesso lo faccio parlare! Ehi, drago, sei pronto per lo spettacolo? Bakugan, trasformazione! Eh? Forse ha problemi di udito? Avanti, drago, di qualcosa! Bakugan, trasformazione! 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 Mi stai facendo fare una figuraccia! Basta, lascia perdere, drago! Eh? Piuttosto, ieri ti sei ricordato di fare i compiti a casa. Altrimenti la professoressa Perdi ti farà una bella ramanzina. I compiti? Oh no! Me li sono dimenticati! Povero me, sono spacciato! Ma forse sono ancora in tempo! Ti prego, dovete aiutarmi, ragazzi! Qualcuno mi fa copiare il compito! Per favore, per favore, per favore, datemi la mano! È semplicemente patetico se pensa di potermi usare come se fossi il suo giullare. Si sbaglia di grosso! Io ho una missione molto più importante! Fermare la distruzione di Mestronia! Non riesco a spostarmi! Ecco! Ecco! Devo ricorrere a tutte le mie forze! Ragazzi! Non avete sentito la campanella? No! La professoressa! Devo evitare che mi calpestino! Ehi, drago! Ti prego, devi provo, fermarti! No! Presto, no! Mi sto sentendo Bene, chi è il giocherellone che ha scambiato l'aula per una pista da biglie? Mi dica! Vorrei parlarti dopo la lezione. Sì, signora! Sono stata abbastanza chiara. In che razza di posto sono capitato? Secondo il teorema di Pitagora, in un triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è pari alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Devo trovare il modo di muovermi liberamente in questa dimensione, ma devo sbrigarmi a farlo. Vestronia è in pericolo. Dietro la sua distruzione c'è lo zampino di Naga e io devo fermarlo. Prima però lo devo rintracciare. Ma guardati, a furia di rotolare sul pavimento della classe sei tutto sporco. Una bella strigliata e tornerai nuova e splendente come prima. Scommetto che staresti ore a farti spazzolare. E se magari mi parlassi potresti anche accontentarti. Smettila di strigliarmi, ragazzo, non sono il tuo giocattolo. Oh, accidenti, mi hai fatto prendere un colpo. Però finalmente hai parlato. Ehi, gente, drago ha appena parlato, l'avete sentito anche voi? Mi ha detto che lui non è il mio giocattolo. Daniel, stai esagerando. Per caso, oltre a quella di drago, riesci a sentire anche la mia voce? Sì, professoressa. Bene, allora ascoltami molto attentamente. Per una settimana farai doppi esercizi! No!
Ti ringrazio, è tutta colpa tua, Drago. Avresti dovuto parlare subito. Chissà se in rete trovo altri combattenti che hanno un Bakugan testardo esattamente come il mio. Ok, mi sono collegato. Ciao ragazzi, come va la vita? Finalmente! Era ora che ti collegassi, testa di rapa. Oggi ho perso un combattimento. E c'è bisogno di urlare? Io non c'entro. Raccontami com'è andata. Un antipatico di nome Masquerade mi ha sfidata e mi ha sconfitta. Vince combattimenti in tutto il mondo. Ho controllato i forum e le chatroom di Bakugan e non si fa che parlare di lui. Che cosa ha combinato? Si aggiudica un combattimento dietro l'altro facendo incetta dei Bakugan degli altri giocatori. La faccenda è davvero grave. Bruno, non dirmi che ha preso anche il tuo. Il mio prezioso artiglio del terrore è suo. Dobbiamo fare subito qualcosa. Non vi preoccupate, potete contare su di me. Che quel prepotente venga pure a lanciarmi una sfida, lo batterò e prenderò tutti i Bakugan che ha vinto, compreso il tuo artiglio del terrore, Bruno. Quel tipo mascherato mangerà la polvere. Ben detto. Oh, Don, se fossi lì ti abbraccerei forte. Anch'io. Voglio proprio vedere se è un bravo giocatore. Metterò in campo il mio Bakugan e gli darò la lezione che si merita. E se dovesse sconfiggere anche te? No, non lo farà. Sai a che posto è in classifica? Secondo l'ultimo aggiornamento risulta essere al primo posto. Che cosa? No, non è possibile. Non può essere vero. Perché il miglior giocatore di Bakugan dovrebbe essere Sean? Qualcosa non mi convince. E intendo scoprire che cos'è. Sfiderò ogni pericolo, correrò ogni rischio, affronterò ogni avversità, ma vi garantisco che mi presenterò all'avversario a testa alta e che mi batterò con onore e che tornerò vittorioso! Una domanda. Come farai a sfidare Masquerade se non sai nemmeno dove trovarlo? È vero. Sì, in effetti è una buona domanda. Ehi, ciao Masquerade, il mio nome è Dan. Ti andrebbe di fare un combattimento? No, troppo servile, meglio cambiare tono. Ehi tu, Masquerade, sono stanco del tuo modo di fare, preparati a perdere, sempre che tu abbia il coraggio di accettare la mia sfida. Allora, accetti o preferisci rimanere nascosto dietro la tua stupida maschera a tremare come un coniglio impaurito? Vincerò tutti i tuoi Bakugan, puoi starne certo. Io mi chiamo Dan e ti sfido a combattere contro di me, molto presto sarò io il numero uno. Vuoi scherzare? Ma silenzio, sto calcando la mano perché lo voglio provocare, hai capito? Forse così uscirà allo scoperto. Non ci posso credere, mi hai parlato! Stammi a sentire, umano. Io non sono un giocattolo. Nel tuo mondo mi vedi soltanto come la pedina di un gioco che trovi divertente. Ma ora ti chiedo, questo è solamente un gioco per te? Lo è come, ed è il gioco più bello al mondo. Non c'è una cosa di Bakugan che non mi piaccia. Mi fa sentire forte, determinato e soprattutto mi fa sentire bene quando vinco. Che c'è? Vuoi farmi credere che non ti piace combattere? Pensavo ti avessero programmato per quello. Ti puoi spiegare meglio? Bakugan è molto più di un gioco. Coraggio, Masquerade, sono sicuro che sei collegato, quindi rispondimi. Che cosa ne dici di fare un combattimento? Al vincitore andrà tutta la posta in gioco. Ti avverto però, io sono bravo. E sappi che insieme al mio Dragonoid non ti daremo tregua. Non puoi pensare di fare il bullo e poi di passarla liscia. La mia proposta è la seguente. Domani, dopo la scuola, sotto il ponte ferroviario di Thunder Avenue, sarà lì che combatteremo. E sarà molto meglio per te se non mancherai. Hai recepito il messaggio, Masquerade? Su, toglietevi, fate largo, spostatevi, spostatevi! T'ho permesso, vado di fretta! Assaporo già la vittoria. La mia determinazione non gli darà scampo. Non vedo l'ora di cominciare, sì! Sono arrivato puntuale. E tu che ci fai qui? Ti stavamo aspettando. Mi spiace, ma sembra che il tuo amico Masquerade non sia venuto. Ma siete sempre tra i piedi. Beh, adesso non ho tempo per voi. Coraggio, toglietevi di torno. Neanche per sogno. Sono qui per la rivincita. Quindi forza, mano alle carte e diamo inizio al combattimento. Che ti piaccia o no. Quanto è noioso. Peggio per lui, se è questo quello che vuole. Beh, d'accordo allora. Dato che non mi dai altra scelta, preparati, buffone. Ti sconfiggerò ancora. Ah, sì? Ok. Bakugan, campo di battaglia! Si parte! Hai sconfitto Robotalion e Garganoid! Dai, non te la prendere, Shuji! In fondo dovevi aspettartelo! Sai cosa succede adesso? Che il tuo Falconer finisce dritto nelle mie mani! Scordatelo! Avanti, Drago, dagli il colpo!